Benvenuti alla nostra stanza a Kyoto, nell'albergo in cui abbiamo dormito per 4 notti. Si chiama Capsule Ryokan. Allora, in pochissimo spazio comprende tutto quello che ti può servire. Cominciamo da un comodissimo e ergonomico attaccapanni. Qua adesso ci sono tutti gli asciugamani che abbiamo usato. Poi, qua c'è una delle cose principali. C'è la presa internet. Col cavo pure che te lo danno loro. E inoltre c'è pure l'adattatore della presa universale a giapponese, che è molto utile perché non ce lo trovi da nessuna parte. Poi c'è, vabbè, televisore LCD, teiera, aria condizionata con pompa di calore. Poi se scendi facete come si fa a letto. Adesso si fa così. Molto semplice, con questo piumone ce la metti sotto, era pure comodo. Poi c'è fondamentale, c'è questo spazio che ci metti sotto le valigie, in realtà non l'abbiamo molto usato, però c'è. Poi c'è il tavolino, c'è l'asciugacapelli, il lavandino, poi c'è la doccia, fighissima, che c'ha 3 tipi di spruzzo, c'è pure una luce tutta tecnologica qua. Che si accende, vabbè, con lo shampoo e il bagnoschiuma, c'è la torcia se c'è il terremoto e poi soprattutto c'è il bagno che si apre senza. E poi c'è pure che c'è un bottone che tira su e tira giù la tavoletta, c'è la tavoletta riscaldata e il bidet incorporato nella tavoletta. E poi quando tiri lo scarico. C'è questo metodo di lavandino molto intelligente, che così dopo aver fatto la pipì secco le mani e l'acqua che va da che parte da qua riempie il cassone, così non c'è sto spreco d'acqua. Questo è tutto. Questo è il bidet con il riscaldamento della tazza e i bottoni che regolano l'apertura della stovia. Basta. Ciao.